Le note di Celeste Aida, intonate da Andrea Bocelli, il suono epico delle trombe, la luce, compresa quella della luna piena, che illumina il tempio di Hatshepsut a Luxor, dedicato all'unica donna che fu faraone. Per la prima volta al mondo, l'Egitto apre i suoi templi alla moda più internazionale ed è un sogno che si avvera per Stefano Ricci. L'imprenditore designer fiorentino sceglie di festeggiare qui con una indimenticabile sfilata evento i primi 50 anni della sua maison, orgogliosamente familiare e made in Italy. Un esclusivo abbigliamento maschile per clienti speciali, come ricordano le camicie di seta, omaggio dedica all'amico Nelson Mandela, che ne indossò una anche per l'incontro ufficiale con la regina Elisabetta. Eli disse, no, è stata una bella emozione, ma Eli disse: President Mandela, you are the only, lei è l'unico leader di uno Stato che si presenta da me con una camicia, però una bella camicia, fu molto carina anche lei. Oltre 1000 le persone coinvolte in uno show colossal di un'azienda nata come laboratorio di cravatte di seta nel 1972 insieme alla moglie Claudia, è divenuta oggi, con i figli Nicolò e Filippo, una delle più prestigiose realtà italiane. La sfilata è una collezione che racconta questo viaggio che è celebrativo ma non retrospettivo, quindi proprio una collezione studiata per guardare avanti, per un prodotto che parte dall'eleganza estrema della gran sera e arriva poi alla parte molto più casual e ovviamente alla parte safari, che nel deserto dell'Egitto non poteva mancare. È fondamentale rispettare il nostro heritage e continuare una storia che è iniziata da tanti anni, quindi all'interno della nostra sartoria, della nostra pelletteria, della nostra gioielleria, affianchiamo ai vecchi caposarti, ai maestri orafi, ai nostri maestri tagliatori, delle figure giovani per far insegnare un mestiere. Oggi dobbiamo ridare valore alle mani, a poter saper lavorare, creare degli oggetti che poi devono essere distribuiti nei più belli indirizzi di tutto il mondo.